Nella radio, questi sono i due logorni, io sono Giacomo. E io sono Claudia. Abbiamo in collegamento Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d'Italia per il municipio undicesimo. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Pronto? Pronto? Eccoci, ecco. Buongiorno a tutti, buongiorno alla redazione. Buongiorno Valerio. C'è stato un secondo che non ti sentivamo. Un refuso. Bene, allora, parliamo di questo taglio dei parlamentari, Valerio. Sì. Un tuo punto di vista per quanto riguarda questo taglio di parlamentari che qualcuno accusa un taglio di democrazia. E se ci dobbiamo aspettare poi una raccolta firme per fare insomma un referendum costituzionale a proposito? Allora, partiamo dal presupposto che una riforma costituzionale è sempre una riforma comunque che necessita di molta accortezza ed intelligenza politica. Reputo però che nell'arco del tempo poi sia stato giusto iniziare a valutare anche la possibilità di diminuire il numero dei parlamentari. Era un'iniziativa comunque singolare di un gruppo ben preciso, partitico ben preciso, e però raggiungendo 553 voti alla Camera suppongo sia stata poi ben condivisa anche da altri gruppi. Nello specifico penso che si potesse anche ragionare magari nel ridurre le indennità dei singoli parlamentari, ma se questo poi non ha trovato riscontro nella dialettica all'interno delle commissioni, è stato preferito il taglio del numero di parlamentari. Bene, bene. E Fratelli d'Italia ha votato appunto a favore. Tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha votato favorevolmente, sì. Ma che cosa ci può dire delle dichiarazioni che sono state insomma portate avanti da Giorgia Meloni e riguardo a una possibile evoluzione verso un sistema presidenziale italiano? Sì. E insomma l'auspicarsi l'abolizione dei senatori a vita. Sì, allora io penso sia fondamentale continuare nell'iter di riforme costituzionali. Nello specifico bisogna dare un continuum anche al fatto di trovare un sistema elettorale migliore, più fluido, più dinamico, soprattutto un sistema anche elettorale che dia poi una forma di governo ben precisa. Necessitiamo di una forma verso una forma presidenziale o presidenzialismo, oppure con un premio di maggioranza adeguato, perché oggi con tre poli comunque eterogenei è molto difficile trovare la possibilità, come è successo il 4 ottobre del 2018, di un governo esecutivo stabile, preciso, lineare e soprattutto che ha chiesto i propri voti ai cittadini rimanendo coerente con le proprie idee. Quindi penso sia giusto una serie di riforme ancorate a questa prima riforma, diciamo, rivoluzione del taglio dei parlamentari, ma si necessitano ulteriori riforme costituzionali. Quindi vi auspicate una legge elettorale a maggioritario puro? Sì, sì, no, ma allora, il gruppo di Fratelli d'Italia è stato penso l'unico nell'arco del 2018-2019 a depositare una proposta di legge sulla modifica del sistema elettorale. Siamo consapevoli che questo sistema elettorale oggi crea confusione nel fatto che non dà un esecutivo stabile. Abbiamo visto il 4 marzo 2018 che con la coalizione di governo creata ad hoc subito dopo le elezioni tra la Lega e il 5 Stelle, o viceversa la manovra di palazzo dovuta al nuovo esecutivo, insomma PD 5 Stelle. Però è anche vero che diciamo un proporzionale permette ad alcuni partitini che comunque hanno una certa loro base elettorale, certo non equiparabile a grandi partiti come non so il PD o la Lega, di entrare in Parlamento e partecipare alle dinamiche. Quindi cioè, per lei la rappresentatività è importante, allora, oppure si può rinunciare alla rappresentatività costi della politica? Allora, la rappresentatività è importante perché è il fulcro della democrazia, di una capacità politica sui territori, però è importante anche mantenere una linearità non di ricatto con pochi parlamentari che in ambito strumentale, magari cambiando casacca, valutano e tengono in piedi un esecutivo o l'altro. Io sono per un vincolo di mandato, quindi sono per una linearità anche dei sistemi di coalizione. Cioè, penso che dal 94 in poi si sia innescato in Italia un meccanismo anche nella forma mentis delle generazioni, insomma delle mie generazioni, delle generazioni che hanno superato la Seconda Repubblica, di coalizioni, e quindi questo necessita di magari un'argomentazione tra partiti all'interno delle coalizioni, ma non si può stare al gioco di ricatto di sistemi prettamente proporzionali che generano dei micro partitini, a volte personalistici o personali,
e comunque di riferimento magari a singole persone che poi nell'arco del tempo cambiano in base a insomma una variabile di seggi destinati a pochissime persone. Chiaro, chiaro. Senta, alla manifestazione avvenuta sotto Montecitorio e organizzata da Fratelli d'Italia, quando si è creato questo esecutivo giallo-rosso, si è comunque, come posso dire, aggregato alla manifestazione anche Matteo Salvini e quindi la Lega, sì, in rappresentanza. Voi vi unirete alla grande manifestazione che farà la Lega sabato prossimo a San Giovanni? Allora, penso innanzitutto che siano due manifestazioni molto differenti fra loro. Giorgia, con molto entusiasmo ma anche con molto coraggio, ha lanciato una manifestazione il giorno stesso della fiducia del governo, di lunedì mattina alle 11, in piena giornata lavorativa, post vacanze, portando in piazza 30.000 persone. Veramente lì ho visto cittadini che hanno preso i mezzi dalle più disparate parti di Roma e non solo, contestare un esecutivo appena nato. La manifestazione voluta il 18 da Matteo Salvini è una grande manifestazione di piazza, prettamente della Lega, alla quale siamo in attesa delle ultime coordinate da parte dei nostri vertici nel partecipare o meno. Personalmente parteciperò come centrodestra, non ho nessun problema, però sono due manifestazioni diverse, in due location differenti, in due momenti storici differenti, con due anche situazioni mediatiche differenti. Io continuo a lavorare affinché il centrodestra possa essere sempre unito dagli ambiti amministrativi municipali fino all'ambito nazionale, ma è normale che questa alleanza quasi naturale si gestisce poi territorio per territorio o dinamiche politiche per dinamiche politiche. Ma senta, diciamo, dopo l'incontro ad Atreju e il recente vertice tra la Meloni, Salvini e Berlusconi, diciamo, è la figura un po' cardine del centrodestra di Matteo Salvini, è una figura scomoda, cioè ha più potere di contrattazione di quanto possa averlo per esempio Berlusconi o Giorgia Meloni? Come la pensa? Allora, partiamo dal presupposto che un centrodestra unito necessita di più anime, di più realtà e di più storie anche. Quindi lei si auspica un centrodestra unito? Io reputo che il centrodestra unito sia l'unica risposta e l'unica alternativa valida di governo. E non lo dico io, lo dicono le esperienze amministrative nelle quali il centrodestra ha sempre vinto negli ultimi due anni. Quindi lo decidono i cittadini, che sono i medesimi che votano per le elezioni amministrative come per le politiche o per le europee. Detto questo, lo dicono anche i sondaggi, però ribadisco che non c'è nessuna criticità nel senso di un'importanza o meno di una componente partitica. È normale che in politica i numeri fanno la differenza ed è giusto anche rispettare i momenti storici nel quale in una grande coalizione oggi un partito o l'altro ha una forza diversa in confronto degli alleati, ma il rispetto e le capacità dei singoli leader sapranno gestire al meglio questa struttura della coalizione per portare il centrodestra al governo in tutti gli ambiti amministrativi e nazionali. Per quanto riguarda l'ambito territoriale, nel particolare Roma, sì, io sono convinto che lei non è proprio il fan numero uno della Raggi, però quello che le voglio chiedere è, probabilmente, secondo lei, parere personale, Giorgia Meloni proverà a ricandidarsi come sindaco di Roma e potrebbe essere la volta buona per il centrodestra? Allora, io, in coerenza con i miei anni di mandato di rappresentanza di Fratelli d'Italia dal 2012-2013, ho sempre, diciamo, contestato prima il Partito Democratico e poi la Raggi che hanno governato e stanno governando Roma, quindi in maniera coerente non ho mai ritirato indietro la possibilità di poter contestare un esecutivo, un'amministrazione che non mi convince e che non mi ha mai convinto. Quindi per me la Raggi è uno dei peggior sindaci che ha avuto la città di Roma e che lo sta dimostrando con un'amministrazione inefficace ed inefficiente sotto tanti punti di vista. Detto questo, io mi auguro, come nel 2016, che sia Giorgia la possibile candidata della coalizione di centrodestra. Sono cambiati i momenti storici perché diciamo che in quel momento era una fase in cui centrodestra è un centrodestra meno rappresentato, meno visibile sui territori nazionali e nella sfida per Roma. Io ricordo
c'erano candidati come Martini o altri che fino all'ultimo hanno tentato di poter prendere un Bertola stesso in quota Forza Italia, insomma tutta una serie di situazioni per cui poi Giorgia Meloni è riuscita ad emergere in una situazione poi personale anche abbastanza complicata, insomma era in attesa della sua figlia, quindi insomma ancora più complicato anche gestirla come campagna elettorale nella sua completa strutturazione in sui territori. Detto questo, oggi è cambiato un momento storico, spero davvero personalmente in cuore del mio partito che possa essere Giorgia Meloni, ma qualora non dovesse essere lei sono convinto che la coalizione possa trovare il migliore o la migliore la miglior candidata per correre all'interno della coalizione centrodestra e poter sconfiggere tranquillamente Virginia Raggi e l'ipotetico candidato del centrosinistra. Bene, ti ringraziamo Valerio per la tua disponibilità. Grazie mille. Io vi ringrazio a voi, buon lavoro. Grazie. E a presto. E rimango a completa disposizione. Senz'altro, la ringraziamo. Grazie mille, buona giornata Valerio Garipoli. Allora, abbiamo parlato con Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d'Italia al municipio 11.